e l'esperienza sonora, anzi che olfattiva, in rapporto al vino. Quindi è per tutti gli amanti del classico wine tasting, quindi della classica degustazione, però con anche la possibilità di apprezzare il suono che viene sprigionato dal bicchiere. Abbiamo cercato di enfatizzare quelle che sono le caratteristiche per noi più significative del Barolo. E quindi abbiamo rappresentato in maniera sonora, attraverso l'utilizzo di frequenze molto basse, la caratteristica per noi principale del Barolo, che è quella di essere un vino molto avvolgente, molto. Che dà molta soddisfazione, ecco, quando lo si beve. E quindi una frequenza bassa, per tutta una serie di proprietà di queste frequenze, per noi rappresentava questo tipo di caratteristica. Nella parte fisica attivamente ha a che fare con un passaggio elettrico, quindi con l'interazione del dito affondandolo, rasentando solamente la superficie, si va appunto ad alterare questo flusso elettrico e questo flusso elettrico va a sua volta a modulare quello che noi abbiamo ideato come suono. Le bollicine invece le abbiamo interpretate come una piccola improvvisazione, di fatto, perché si è sempre sorpresi dalle bolle che fuoriescono dalla bottiglia e che vengono su, sembra dal nulla, in un bicchiere vanno su e giù. E allora abbiamo creato un suono che ci potesse permettere di improvvisare. Quello che ci ha insegnato, secondo noi, questo tipo di situazione nella quale siamo tutti di fronte a un computer per poter parlare con qualcun altro, è che più esperienze, più sensi coinvolgiamo, meglio sicuramente percepiamo determinati prodotti.